Hola, ciao ragazzuoli, come state? Siete vivi? Perché a leggere i commenti, taluni commenti, non tutti per fortuna, qua mi sembra di essere in un film di fantascienza o Independence Day o The Day After, insomma, lo scenario di morte, distruzione e cataclisma in seguito alla partita di ieri. Io per prima cosa ribadisco che la partita di ieri è una brutta sconfitta, una brutta figura, è un qualcosa che non doveva accadere, perché uscire agli ottavi di Coppa Italia col Torino che ha giocato 50 minuti in 10 e noi che abbiamo schierato poi i titolari è una cosa che non dà certamente lustro al Milan, è una cosa che una squadra che da una squadra che punta a determinati obiettivi non mi aspetto, è una vittoria che mi fa male, cioè una sconfitta che mi fa male. Ripeto, fossimo usciti dalla Coppa Italia come ci è capitato negli ultimi anni, alla semifinale o ai quarti, magari contro squadre forti, dici vabbè, ok, ci può stare, anche se effettivamente, dato che 20 anni che non la vinciamo, non sarebbe neanche brutto portarla a casa, non sarà per quest'anno, ormai l'abbiamo capito. Ma vabbè, chiusa parentesi, ciò detto, ho visto alcuni commenti davvero apocalittici, diciamo il termine giusto, altri invece critici, e ok, mi piacciono, e anch'io stesso, ieri certo non ho fatto un video a critico, no? Ma penso, credo, poi ovviamente siete voi i giudici, penso di essere una persona che quando le cose comunque ci sono delle problematiche, di evidenziarle nei video, a mio giudizio, cercando sempre, per quanto io non capisca di calcio rispetto a chi ci lavora giustamente, ma cerco sempre di dare una mia valutazione e potenzialmente una mia interpretazione e potenziale, non dico soluzione, ma potenziale riflessione propositiva. Ok? Tant'è che ci sono anche alcuni utenti che hanno abbracciato questo spirito pure nella critica, per esempio ho apprezzato, cito anche un iscritto con cui sono stati, diciamo, dei confronti anche di recente, ma sempre stato comunque propositivo nell'analisi e anche ieri secondo me ha analizzato la cosa con evidenziando in maniera sensata quelle che a suo giudizio erano le problematiche, che è la donna Joy, con cui ho fatto diverse volte, sempre in maniera virtuale, e ok. Poi ci sono altri commenti, ne cito uno in particolare, Buon Giacomo, come dire cavolate, adesso vado a memoria, Giacomo credo, sì. Che a parte che è spuntato dopo, ormai non aspettava altro, una bella dimensione in una qualche competizione per venire fuori con sono qua e ti ricordo che facciamo schifo come squadra, ma mi sembrano dai toni oggettivamente apocalittici, non so se arriveremo ottavi, cose di questo tipo, squadra disastrosa, dirigenza che non ce la può fare. Non lo so ragazzi, io voglio sottoporvi il mio pensiero, poi starà a voi, ciao, starà a voi abbracciarlo meno o darmi la vostra valutazione sul pensiero stesso. Ma che senso ha pensare a tutto negativamente, dire che una cosa andrà assolutamente male
quando ancora non è andata male. Ora, questo non vuol dire essere ottimisti, andrà tutto bene, come quelli che scrivevano fuori dal balcone andrà tutto bene, o altre cavolate, o quel positivismo a tutti i costi. No, non sono una persona così, penso anche l'abbiate, immagino, capito. Io tendo sempre, per quel poco che io posso portare su una riflessione, a cercare di inquadrare il più possibile oggettivamente un tema o una problematica. Certo, nessuno è mai oggettivo al 100%, perché siamo tutti individui, quindi la soggettività è insita in noi. Però io, se ho un problema, lo prendo, lo analizzo, penso a come può eventualmente risolversi, o penso agli scenari possibili, e dico: ok, c'è questo problema, ci sono questi scenari, la cosa può andare così o cos'ha. Ma se c'è un problema e inizio a dire: oh cavolo, andrà sicuramente male, moriremo tutti, disastro, e così via, secondo me non faccio bene né a me né alla soluzione del problema, perché entro già in un mood così di rinuncia, di negatività e di alone di brutto, che non aiuta neanche a risolvere in maniera, secondo me, ottimale il problema stesso. Premesso che, se le cose vanno male e ci faranno stare male, c'è sempre tempo per star male, dico. Se una cosa, ok, sei anche convinto che una cosa andrà male, bene, tanto più se sei convinto che una cosa andrà male, goditi fin tanto che non andrà male. Non facciarti la testa in anticipo. Che qual è il beneficio? Che quando arriva la botta fa meno male? Boh. Sì, ok, magari il momento in cui poi effettivamente cose vanno male, la botta fa meno male, ma intanto ti sei bloccato con la testa fasciata già prima che le cose andassero male. Poi magari la cosa non va male, no? Vedi, certe persone hanno questo piacere nel, non lo so, il caso del Milan, nel dire che finiremo settimi, ottavi, tutto è fallito, squadra disastrosa. Ragazzi, se il Milan quest'anno dovesse fare una stagione negativa, dirò che il Milan non ha fatto una stagione negativa e mi focalizzerò su quello che ha fatto. E ragioneremo eventualmente di come, quali possono essere le soluzioni, quali possono essere le questioni in atto. Così come adesso io non sto nascondendo che ci siano degli elementi su cui riflettere, degli elementi problematici in essere. Ho detto più volte, dal mio punto di vista ci sono alcuni giocatori troppo fragili, che, siccome il Milan deve iniziare a pensare anche in funzione del gioco che fa, avere una rosa di giocatori più affidabili fisicamente. Ugualmente non nego che ci siano alcune opzioni tattiche che a mio avviso non si adattano al Milan, per esempio la difesa 3, perché non abbiamo allo stato attuale, con Kier fuori, con un Cho che deve inserirsi, con un Gabbia che sì, buon difensore, ma sappiamo tutti non è Vierkovud, per dirne uno. La difesa 3 secondo me mal si adatta alle caratteristiche dei difensori che abbiamo, che sono più bravi nell'anticipo piuttosto che nel marcare. Apro parentesi, ieri non abbiamo perso per la difesa 3, tant'è che poi siamo passati alla difesa 4 e il gol, tra virgolette, l'abbiamo preso nella difesa 4, chiudo parentesi. Quindi questo è un po' il pensiero che volevo condividere con voi, cioè, ragazzi, se le cose andranno male, valuteremo le cose negativamente nei momenti in cui ci saranno. Vi assicuro che io lo farò, per quello che può contare, vi può importare, ma non mi tirerò indietro. Ma perché non l'ho mai fatto? Quali sono stati i momenti negativi? Andate a vedere i video delle sconfitte nel Milan. Quando c'era da dire che il Milan ha giocato male, quando c'era da dire che in una certa maniera non si può giocare o opporsi, l'ho sempre detto. Quando un giocatore ha giocato male, mi pare, l'ho sempre detto. Quindi, no, ripeto, non è il mio un ottimismo cieco. Non sono anche per niente una persona ottimista. Io sono una persona... diciamo, mi reputo una persona pragmatica, ecco, vediamola così.
pratica, cioè, ok, devo fare una cosa, facciamola, c'è un problema, affrontiamolo, ma nel momento in cui si pone, poi di mio ciò a livello personale altre ansie, ma su altre cose, però quelle sono irrazionali, ma sul Milan, per quanto ci sia una componente di razionalità anche nel tifo, dopo la botta magari della giornata cerchiamo un po' di mantenere le redini del giudizio critico, Nico dell'ottimismo, ripeto, no, ma del giudizio critico, cioè limitandoci a valutare la situazione ora per ora. Qual è la situazione ora, nel momento in cui stiamo chiacchierando? Il Milan è uscito dalla Coppa Italia. Ha fatto una brutta figura? Sì. È una brutta cosa che è successa? Sì. Ieri il Milan doveva fare di più? Sì. Ha fatto una figuraccia? Sì. Quindi su ieri nessuno discute che sia un obiettivo fallito. Secondo me è anche un obiettivo che il Milan doveva porsi, perché sono, ripeto, 20 anni che non vince la Coppa Italia ed è, se non sbaglio, dal 2008 che non esce agli ottavi. Quindi ieri è stata una cosa che è un brutto segnale, così come è stato anche un brutto segnale quel pareggio con la Roma. Perché? Perché era sempre da diversi anni, forse da più di 10 anni, che il Milan non subiva 2 gol dopo 87esimo. Da San Siro, se non sbaglio. Quindi anche lì è un brutto segnale, sono cose, sono tra virgolette record negativi che vorresti evitare, ok? Ci ho detto, ieri la squadra non ha fatto quello che doveva fare, però non si può dire che Mia non ci abbia provato, però è stata inefficace. Quindi questa è la mia valutazione su ieri, sul fatto che Mia ha fallito in questa stagione un obiettivo. Per il resto, ora come ora, siamo secondi in campionato? Sì. Siamo agli ottavi di Champions? Sì. Ok. Abbiamo una Supercoppa italiana da giocare? Sì. Ok, quindi io non dico, ragazzi, iniziamo a festeggiare perché vinceremo la Supercoppa, vinceremo il campionato e andremo a diventare campioni d'Europa. No. Dico, ragazzi, giochiamoci le nostre chance in ogni competizione. Poi vediamo quel che sarà. Dal mio punto di vista, il Milan è una squadra forte che può far bene in tutte le competizioni in maniera diversa. Onestamente io non penso possa lottare per la vittoria della Champions League ora come ora, però per fare una figura dignitosa, per giocarsi il turno per esempio col Tottenham, perché no? Sul campionato io penso che il Milan possa giocarsi, abbia ancora tutti gli elementi per giocarsi il primo posto con le altre squadre, perché se ci ha creduto la Juve, che ripeto era una squadra che fino a qualche mese fa era data per spacciata Allegri fuori, adesso di Hortomuso, come è solito dire, si è ritrovata a seconda, non sa neanche bene come. Quindi il calcio con i 3 punti sappiamo che è alle volte sorprendente. E in Supercoppa italiana io penso che il Milan abbia le carte per giocarsela con l'Inter, che non vuol dire che la vincerà sicuramente, ma se la gioca, Milan si farà, dal mio punto di vista, se la giocherà in campionato, se la giocherà con l'Inter e cercherà di fare una buona figura in Coppa Campioni. Ok, questa è la mia valutazione personale. Se poi voi amate pensare che Milan finirà fuori di tua dall'Europa in ottava posizione, non so che dirvi, ripeto, fossimo decimi già adesso ti direi, beh, però effettivamente come si può pensare di giocarsi un campionato o di far bene se si è decimi a neanche metà campionato? Evidentemente è più probabile arrivare ottavi, premesso che anche dire ok, arriveremo a quel livello lì, sì, ok, ma anche se sei decimo magari può arrivare a quarto, non lo so, capito? Quindi dal mio punto di vista ha senso parlare delle cose quando si verificano. Questo è un po' Good Morning Milan di oggi, anche perché sui giornali non si legge altro. Un diavolo di toro, titolo della Gazzetta, quindi tutto incentrato chiaramente sulla partita col Torino. E adesso però, come ho detto nel video di ieri,
secondo me c'è un vero crocevia della stagione, il primo vero crocevia della stagione, una sequenza di 2-3 partite, ma di anche 2, perché l'incipit, diciamo, può dare là a una sequenza poi di risultati, che sono la partita con Lecce, fondamentale, l'ho detto anche ieri, ora però voglio davvero le palle fuori, con Lecce e con l'Inter. Quindi queste due partite possono in qualche maniera iniziare a dirci un po' di più sul Milan di quest'anno. Dovessero andare bene, andremo delle valutazioni di un tipo. Dovessero andare male, andremo delle valutazioni di un altro tipo. Io vi saluto, vi mando un abbraccio, alla prossima.